Francesco, siamo pronti per iniziare con il percorso. Questo è il momento fondamentale che poi è tutta la riuscita dell'integrazione. Quindi avrò bisogno che tu collabori con me per circa un'oretta. Sì. E ti faccio accomodare qua, però vedo che tu, scusa, fai uso del topi. Ecco, mi hai scoperto. Sì. Il trucchettino. Allora, ti facciamo lo shampoo prima. Va bene. Ti facciamo uno shampoo perché dopo io devo fare proprio un hairline, disegnare la forma della tua area. Dopodiché facciamo proprio un impro, come quando facciamo un, mettiamo un dente, quindi okay, dobbiamo fare proprio la tua conformazione cranica, dopo sarà un tutt'uno con te. Quindi adesso ti facciamo lo shampoo di che ci accomodiamo lì, ti faccio la prima forma che serve proprio come dima, dopodiché ti faccio un calco che va a riprodurre la tua conformazione cranica. Ultima cosa, prendiamo tutte le tue caratteristiche, perché è importantissimo che il capello non sia identico solo a livello di colore, ma ci sia ondulazione, porosità, grossezza di diametro, come il tuo. Perfetto. Quindi quando abbiamo trovato il donatore, iniziamo. Quindi ti sono prontissimo. Dare. Grazie, grazie. Ok, adesso facciamo la fase della misurazione, che è la fase, diciamo, fondamentale per la riuscita dell'integrazione finale. Ci dà la possibilità di andare a riprodurre quello che sarebbe stato con Francesco se lui non li avesse persi. Quindi andremo a prendere un confine, che sarà quello che di forma l'airline frontale. Ci sarà un positivo e un negativo, quindi andiamo a fare un'impronta che mi serve per l'area, dopodiché faremo proprio un calco, che quello è importantissimo anche per la lavorazione nei laboratori della protesi, perché ci dà la possibilità di prendere e rilevare tutte quelle che possono essere le anomalie della conformazione. Quindi la riproduciamo in perfezione, quindi se ci sono avvallamenti, fossettine, come in questo caso qui lui dove ha la rosetta. Una volta fatto il gesso, è a posto, abbiamo tutto. L'ultima fase è la fase della scelta delle caratteristiche, perché non è importante che ci sia solo un discorso di colore, ma che abbia tutte le caratteristiche dei capelli, che sono colore, ondulazione, porosità, grossezza di diametro. Quindi andiamo nella nostra banca capelli a ricercare quello che è il capello idoneo per e che corrisponde e che si avvicina il più possibile alla caratteristica di Francesco. A questo punto noi come istituto abbiamo finito, passeremo tutto al laboratorio che inizierà le 39 fasi di lavorazione dell'impianto. Ciao, grazie! Ciao! Ciao!